certa la presenza di oltre 150 volontari che aiuteranno polizia locale, presidi sanitari e forze dell'ordine a garantire che la grande festa per il Santo Patrono si svolga in sicurezza. Ma sul numero di persone attese a Bari per la festa di San Nicola e le commisurate forze in campo, dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza riunitosi questa mattina non trapelano previsioni. Facciamo un appello alla cittadinanza affinché si muova con prudenza, con cautela, tenendo conto di astenersi poi dal portarsi nei luoghi proprio più affollati, alla luce anche del fatto che usciamo da una pandemia, di non affollarsi particolarmente. Il clou di presenza è atteso per domenica pomeriggio per l'esibizione delle frecce tricolori, con un'anteprima sabato tra Giovinazzo e Molfetta. Abbiamo cercato di predisporre tutte le misure che saranno necessarie ad affrontare in sicurezza, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico, sia dal punto di vista delle misure di sicurezza. Ampie zone della città interdette al traffico, in particolare lungomare e le zone adiacenti, pronto anche il piano sanitario, spiega il sindaco De Caro, con un aumento del numero di presidi rispetto al 2019.